La festa della conclusione dei lavori passerelle dei Burci con la Lega al gran completo si trasforma in festa della polemica, visto che al taglio del nastro mancavano solo loro i sindaci del PD, ovvero Treviso, Silea e Casier, al cui sindaco, il presidente del parco, ha dichiarato guerra aperta. Gli ho detto: Miriam, rifaccio le passerelle dei Burci, ma ti fai la manutenzione? Pronti qua, stretta di mano. Allora, sono d'accordo che verba volant e manent, però signori, questa cosa non si fa, perché per me valgono più una stretta di mano che 1000 firme. Quindi adesso la manutenzione se la farà, la prenderà in capo l'ente Parco Sile. Abbiamo già fatto un piano di manutenzione di 6.000 euro annui a partire dal terzo anno. Però che il Comune non venga più a chiedere niente all'ente Parco Sile, perché adesso noi ci arrangiamo. E dopo aver ripreso la concitata passeggiata di rappresentanza, l'amara sorpresa per ciclisti, turisti, curiosi e residenti stessi. Che succede? Che succede? No, no, vada, non si passa. No, no, vada, vada. Non si passa. Le solite cose l'italiana. È l'incompiuta. Cioè, qui a Casiere il ponticello è chiuso. Sì, è chiuso, quindi una struttura nuova al momento appena inaugurata. Tra malumori, rabbia, rancore e dispiaceri, a metà passerella appena inaugurata con il ponticello di Casiere chiuso si scatena la fantamotivazione. È chiusa? Così pare. Perché qualche sindaco è arrabbiato allora? Sergio Ratto, con chi era il telefono? Ma ero con il presidente che si sta recando a Quinto per l'altra inaugurazione, e quindi questa cosa qui non l'aveva vista come non l'avevamo vista noi. Adesso abbiamo chiamato il responsabile della ditta di che ha eseguito i lavori e faranno quello che probabilmente avrebbe dovuto fare chi ha messo l'ordinanza. Alla fine della fiera, risolto l'inghippo, rimosso il cartello e riaperto il ponticello, tutto per una dimenticanza e per uno smemorato ente parco.